Sparta Castelbolognese Nuova Fetia è una partita che alla vigilia separa le squadre di un solo punto in classifica. Il Nuova Fetia risulta imbattuto in trasferta per il gialloblu ospiti, ritorna Muratori disponibile che siede inizialmente in panchina. La gara mette in mostra da subito Mezgur. L'attaccante inventa una palombella che Bentivoglio raccoglie con l'aiuto del linea superiore, rifugiandosi in corner. L'attaccante poi sarà costretto ad abbandonare per infortunio. La risposta dello Sparta è affidata a Mainetti. Il pallone raccolto a posizione favorevole viene gettato alle ortiche, ma quando Mainetti prende le misure Conti non si fa pregare. Con lo scavetto inventa una traiettoria sporca e velenosa che beffa Battani, forse disturbato anche dal sole, ma leggermente avanti rispetto alla linea di porta. Il repreccio aiuta a chiarire meglio la situazione offensiva sfruttata dai padroni di casa nel migliore dei modi. Il Nuova Fetia ha subito la rete e reagisce nell'immediato, ma la conclusione di Muratori appare troppo frettolosa, mentre Mainetti, quando ha spazio davanti a sé, risulta essere pericoloso, il migliore dei suoi, ma Battani si fa trovare pronto all'appuntamento. Nel finale di tempo arriva questo traversone di Piticchi che non trova risposta e squadra a riposo sull'1-0. Nella ripresa piove bagnato per il Nuova Fetia, da un retropassaggio azzardato Dardi si intrufola in area di rigore sbattendo contro il corpo di Battani che nell'occasione si infortunia, sarà costretto a dare forfè. Il Nuova Fetia si spinge in avanti con due azioni simili, qui Gori pennella al centro ma i compagni mancano l'appuntamento con la sfera. Poco dopo, da un nuovo traversone, Sartini si incune in area di rigore trovando la risposta sicura di Bentivoglio, ma prima della sua deviazione Balducci viene strattonato da Bendini. Il replay ci aiuta. Dall'altro lato, a neo entrato dall'oppio, capita l'occasionissima per chiudere i giochi, pallone incredibilmente fuori. Gli spazi si aprono e Piticchi per poco con un assolo personale non sigla il gol che congelerebbe il match. Ancora una volta la sfera si accomoda sul fondo. Il nervosismo diviene padrone, Radi rimedia il secondo giallo per questo intervento su Bentini. Nuova Fetia in 10 unità, ai gialloblu rimane l'applauso finale degli irriducibili supporters, ma onestamente lo Sparta manova meglio il pallone, ma quando Nuova Fetia affonda in maniera decisa mette in difficoltà la retroguardia di casa. L'assenza di Mezgur si sente come il pareggio forse sarebbe stato il risultato più giusto.